Salve a tutti ragazzi, io sono Celebro adesso e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Dark Souls. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo fatto fuori il drago nero Calamitto, Calamet, e oggi invece siamo qua per far fuori l'ultimo ipotetico boss del DLC. Se non mi ricordo male si chiama Mundos o Mandos o qualcosa del genere. E vi volevo dire, vi ricordate le pareti che si trovavano l'ultima volta da dove si sentiva tipo bussare? Mi è venuto in mente, potevo usarci davanti la torcia, questa qua, no? E dopo che l'ho utilizzata si aprivano tipo delle porte, cioè delle, come se fossero delle pareti illusorie. E dentro una di quelle c'era un baule e ho trovato questo oggetto. Questo, il pendente d'argento, che dice neutralizza l'oscurità. Ora, io non so se è un oggetto a carica, ma mi sa che è un consumabile perché c'è scritto uno. E quindi io forse lo utilizzerei più avanti, perché ci sta che ci dia un buff per battere il boss della zona. Quindi sarebbe meglio tenerselo da parte. E niente, ci rimane soltanto di andare da questa parte dove non si vede nulla. E vi avverto ragazzi, già io non vedo nulla. Ho guardato nei video di YouTube, si vede ancora di meno. Cercherò di editare il meglio possibile questa zona, sempre se mi venga permesso dal programma, perché comunque sia, ultimamente fa un po' i capricci. Sì, fagli luce, sì, non ti parare. Vieni qua. Aia. Cazzo. Ok, me li dovrò fare tutti così uno per uno, mi sa. Con un altro. Culo. Ok, cosa proteggevano? Perla oscura, penso un altro incantamento. Cioè, incantamento, incantesimo. Mentre qua non c'è proprio un cacchio. Bene. Ho fatto fuori tutti questi nemici per niente. Molto bene, molto bene. Continuiamo a scendere. Sento dei passi, eccole. Tra questo posto e le catacombe, per ora preferisco questo posto, sinceramente. Allora, giù di sotto sembrano esserci tanti oggetti, c'è un sacco di roba e sbrilluccica. Ok, quelli non sono oggetti, cosa cazzo sono? Tipo l'umanità? Possibile? Provo ad attaccarli, ma non credo che dovrei farlo. Ci provo, No, liscio completamente. Aspetta, ci riprovo da qua. No, li passa attraverso, mi sembra di aver visto. No, l'ho preso. L'ho preso. E tutti quei cosi sarebbero nemici? Certo. E io come cazzo farei a ucciderli? Io a questo punto provo a scendere. No, si avvicinano. E fanno anche parecchio male. Ma tanto. Fammi bere subito. Vai. Giù colpi secchi. Ok, no, fortunatamente muoiono fasci. Ma abbastanza facile. Cazzo ho detto, muoiono abbastanza facile. Muoiono abbastanza facilmente. Dai. Sì, però mi fanno sprecare un sacco di fiaschette. E non danno un cazzo di anime. Aia. 5 d'anime, ma che ci dovrei fare? Cioè, allora sono qui solo per essere evitati, nemmeno per essere attaccati. Ah, chi è? No, 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 no. Mi ha fatto pigliare un accidente. Uff. Sì, sì, ridi, ridi, pezzo di merda. Ci passo io la voglia di ridere. Affanculo. Ok, allora. Qua non so davvero dove si possa andare a finire. E qua sotto si scenderebbe dell'altro. Tra le due opterei per questa direzione di qua. E lì ci sarebbe anche un oggetto. Boh ragazzi, io non ci vedo un cazzo. Ma come fa uno a muoversi in quest'area? Non mi garba. Non mi garba. Del tipo, se qualcuno mi tira un incantesimo faccio un volo bruttissimo di sotto. Ok, boss imminente. Qua dentro?
Attenzione, oggetto incredibile. Sì, là sotto c'è la nebbia. Allora voglio prima controllare quest'altra zona. Ragazzi, qui la vedo brutta. Brutta, 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 brutta questa situazione, eh. Non mi garba per niente. Ok, c'è poco da esplorare, c'è soltanto un oggetto, per il resto è tutto vuoto. Qualcosa mi dicono. Oggetto avanti, da questo lato? Guarda se ora muoio, eh. Salve. Dovrei passare. Grazie. Ok, c'era davvero un oggetto. Lastra titanite bianca. Buono, anche se da tante non mi ricordo più a cosa servono le titanite in generale. Nel senso, sì, a potenziare le armi, ma non mi ricordo titanite verde, rossa, bianca, blu, eccetera, eccetera, come andavano utilizzati. Umanità. Io penso che questo boss sarà molto più difficile rispetto al drago. Parecchio più difficile. Vai. Ok, anima di un eroe. Là sotto c'è il vuoto. No, non... aspetta, sembra ci siano degli occhietti rossi anche là sotto. Possibile? Boh. Ragazzi, o la va o la spacca. Beviamo, va. Sa quante volte dovrò rifare questo pezzo? Ah, ecco la bestiaccia che ci aveva afferrato per entrare in questo universo, già. Ok, tutte le volte mi devo far riafferrare, quindi per poter affrontare il nemico. Merda, non mi garba. Cazzo. Poi è tutto buio. No, 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 fai piano. Io ancora non so nemmeno come ti devo combattere. Sii gentile. È la prima volta che vengo qua. No, non mi garba. Prova a bere, ma so che c'è un altro attacco che segue questo. No. È andata bene. Cosa fa? Che è tutta quella roba oscura che saltella di giro? No, sembra non si possa cadere di sotto, meno male. Aia. Cazzo. Vabbè, vabbè. Allora, ragazzi, a questo giro penso di utilizzare da subito il pendente d'argento. Perché veramente non so se no come utilizzarlo e quando utilizzarlo. Vai! Non ho capito che cazzo dovrebbe aver fatto. L'ho sprecato in pratica. Sono consapevole di aver sprecato un oggetto utilissimo. Dai. Speriamo che più andiamo avanti nello scontro e lui non riesca tipo a fare nuovi attacchi, perché sennò è un casino, eh. Ecco, vai. Andate. Spiaccicato. Ragazzi, questo è tosto, eh. Veramente difficilotto. Cazzo. Merda, merda, mi fa rimbalzare? Mi ha fatto tipo rimbalzare, non vedevo più il personaggio. Vai a culo. Non lo fare l'altro attacco, accidenta a te. No. Cazzo, 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 cazzo. Quello ha fatto malissimo. Lo sapevo, e più si andava avanti più facevano gli attacchi.
Ai. Cavolo. Io devo curarmi. Bevi, bevi. Ma porca di quella puttana. No, di nuovo quell'attacco strano, no. Ah, se non mi paro quanto toglie. Ho già fatto fuori tipo 4 fiaschette in 5 secondi. Dai. Dai che lo voglio far fuori. Dai, porca miseria. E non lo fare quell'altro attacco, però. Rotola. Accidenta a te. No, devo bere, non posso mai stare con poca vita. Dai. Dai che è ancora fattibile, dai che è ancora fattibile per il momento. Porca puttana. Cioè però se non schivo. Merda, merdissima, merdissima. Ok, sta iniziando a diventare veramente difficile. Ma veramente tanto difficile. Ma lo vuoi colpire almeno un paio di volte? No, 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 no. Ma trinciato. Ma trinciato. Sì, vabbè, dai, ma che cazzo. Dai, 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 che ci muore. No, no. No, le manca lo sputo di vita. Porca puttana, se ci muoio ora mi incazzo, eh. Dai. Dai, cazzo. No, 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 no. Bevi subito. Dai, 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 dai. Sarola. E c'è morto. Oh. Porca puttana. Ma vaffanculo. Anima di Manus, anima di sto cazzo. Chi è? Ah, sarà la principessa del cavolo. Sì, infatti è lì per terra. Ah, fammi recuperare. Oddio, che palle. Sì, chi ha? Su, alzati. No, eh. Vabbè, vaffanculo. Rimani lì. Oh, madonna, ragazzi. Che palle che è stato sto boss. Aspetta, qua che per terra che c'è? Tipo una tomba? Boh. Che cazzo devo fa? Ragazzi, abbiamo salvato la principessa, ma a sto punto non so manco che cosa devo fare. Boh, io proverei ad andare via, ma non credo debba lasciarla qua. Provo ad andare da quel fungo. A sto punto proviamo a parlare col fungo qua. L'unica cosa che mi rimane da fare è questa. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human. Even halting, I salute the grand. Please allow me to. I thank thee. Fungo di Elizabeth. I will remember thee. This is the best way.
people, no one will sing thy praises, but yet thy greatness, for it shall be my purpose. May the flame... Boh, sto rimanendo perplesso. Lei mi ha dato un pezzo di fungo. Ok. A sto punto facciamo il giro di tutti. Andiamo a parlare con il gigante. E per parlare al gigante bisogna far girare da di qua. Ragazzi, sono tornato indietro in cerca di qualcosa di nuovo, perché insomma abbiamo finito il DLC. Soltanto che stavo tornando qua alla prima arena e ho visto una cosa abbastanza strana. Molto strana. È questa. Io non ce la fo a ammazzarne due, eh. Stiamo scherzando? Forse se lo incastro così, ma... Perché? Che cazzo di senso c'ha? Oh. Che scatole. Niente di speciale? E che cazzo fa ammazzare a fo allora? Bah. Boh ragazzi, io ho girato tutta la mappa ma non ho trovato nient'altro, quindi a questo punto tornerei al santuario delle gambe del fuoco. Però strano, il DLC finisce così. Salviamo la principessa Dusk e basta. Dopo aver battuto Manus non c'è nient'altro. Boh. Si vede che saremmo andati un pochino... Cioè, abbiamo scoperto qualcosina in più riguardo al passato di Dark Souls, però... Boh, non saprei. Eccoci di ritorno qua al santuario delle gambe del fuoco. Quindi ragazzi, abbiamo concluso il DLC. Sicuramente mi è sfuggito a me qualcosa di storia, eh. Molto probabilmente, non sono stato molto attento. Da quello che ho capito, vabbè, il DLC è concluso così. Abbiamo sconfitto Manus, salvata principessa Dusk, però abbiamo visto che nel passato, bene o male, si è creato questo baratro, questo abisso da Manus, il quale sì è stato sconfitto, però questo abisso continua a essere eterno e continuerà a distruggere tutto. E infatti non vorrei che questo abisso sia il vuoto dove abbiamo combattuto i quattro re. Però sinceramente non sono stato particolarmente attento e quindi penso mi sia sfuggito qualcosa. Quindi abbiamo concluso il DLC e non ci rimane altro che nella prossima puntata concludere il gioco. Quindi ragazzi, io direi che si possa concludere qui l'appuntamento. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciarmi un like, di commentare, condividere e soprattutto iscrivetevi. Se sapete qualcosa a proposito della lore, scrivete pure qua sotto, almeno così posso capire anch'io quello che abbiamo fatto. Quindi vi rimando al prossimo appuntamento di Dark Souls. Ciao!